Un brutto clima di una pessima campagna elettorale, la violenza che torna sulle strade costringe tutte le forze politiche ad interrogarsi sulla pericolosa china intrapresa. Gli invidi a moderare i toni arrivano, ma non forti e chiari, come invece il momento richiederebbe. Che c'è qualcuno che sta sbagliando, la campagna elettorale si fa a mani pulite, nude, in tasca. Sicuramente quelli che stanno facendo la campagna elettorale sul passato non fanno un buon servizio agli italiani, noi stiamo cercando di parlare di futuro. Va respinto e condannato qualsiasi tipo di violenza sia nei confronti di militanti della sinistra che della destra, tenendo ferma una pregiudiziale chiara che è la Costituzione antifascista che ha garantito. Le aggressioni di Palermo e Perugia diventano motivo di scontro tra i movimenti direttamente coinvolti come Potere al Popolo e Forza Nuova. Vorrei sottolineare rispetto a Palermo appunto la dichiarazione che ha fatto ieri a Porta a Porta e che era già stata fatta in un comunicato da Roberto Fiore, che oltre a rivendicarsi la sua appartenenza a Terza Posizione, che ricordo a tutti essere un'organizzazione eversiva, ha anche detto che non si faranno prigionieri. E a proposito del leader di Forza Nuova, sulla vicenda delle svastiche che hanno imbrattato la lapide di Via Fani posta sul luogo del rapimento di Aldo Moro e dell'assassinio della scorta dello statista DC, oggi Roberto Fiore lancia un'accusa sorprendente. Vedrete che gli stessi settori internazionali che stanno creando questo clima d'odio, e parlo di quella ala neotrotskista legata a Soros e legata anche al mondo di De Benedetti, sono responsabili di questo clima d'odio come lo furono ai tempi di Moro.